All'aria sereno ci usciare lontano. La purezza dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, l'unità armonica del cielo col mare e del mare con la terra. Così descriveva la Sicilia lo scrittore Goethe nel suo famoso viaggio in Italia, incantato dalla bellezza della natura secolare, dai paesi annidati sulle alture o schermati dalle onde, affascinato dall'eco di leggende lontane, al riparo dallo scorrere del tempo. Questo lembo dell'antica Trinacria è la Val d'Agro, una conca che raccoglie 9 comuni sparsi tra Messina e Taormina, alcuni distesi sulla costa, altri arroccati su giganteschi promontori rocciosi. Al di là dell'orizzonte, la Calabria. Soffia il vento della storia sulla corrente che si incanala oltre lo stretto di Messina, ed è un vento forte, impetuoso, che spinge le barche dei pescatori lontano dalla riva. All'alba, l'odore del mare avvolge i rituali degli uomini, gesti tramandati dal passato e conservati nella memoria del presente, come quelli del pescatore Mario, che ogni mattina percorre questo tratto di costa. Facciamo la pesca dei gamberi principalmente, lavoriamo qua sotto costa da Giardini fino a Messina. Il mare è organizzato come la campagna, che ogni periodo ci sono i suoi pesci da pescare. E allora i gamberi, bene o male, ci sono tutto l'anno, tranne in alcuni periodi che loro non mangiano, perciò tipo che se ne vanno in letargo. I pescatori che non si sono piegati alla tecnologia che ha conquistato il mondo della pesca professionale sono rimasti in pochi. Siamo rimasti in pochi perché i sacrifici sono tanti e tante volte il lavoro che facciamo non viene ripagato proprio profondamente. Oggi, come ieri, si porta avanti un tipo di pesca tradizionale ereditata dai propri padri. Oggi, su più moderne barche a motore, la pesca dei gamberi ha mantenuto il suo valore culturale nei paesi della Val d'Agro che si affacciano sullo stretto. Qua noi aspettiamo anche che arrivino le sarde, che fanno la passa, le sarde, le acciughe, i totene bene o male ci sono tutto l'anno. Come moderni Ulisse, i pescatori sfidano ancora le onde di questa landa di mare dove l'Etna troneggia maestoso e che nei secoli passati fu il regno indiscusso dei Fenici. Sulle colline, la valle è circondata da boschi di una bellezza suggestiva. In uno scenario incantevole sorge Antillo. Qui i paesaggi sono ancora incontaminati e l'acqua del fiume Agro è pura. Due
Durante l'inverno la corrente è tumultuosa. Il fiume attraversa impetuoso il fondovalle, si arrampica sui crinali montuosi e raggiunge i pendii dove si formano le cascate, prima di avventurarsi verso la pianura. Seguendo il torrente, si raggiungono le gole Ranciara. Le rocce sono calcaree, la vegetazione spontanea. I colori della macchia mediterranea arricchiscono quest'opera d'arte monumentale, scolpita dalla natura. Nel corso dei millenni, l'azione dell'acqua, inarrestabile, ha frantumato enormi massi, collocandoli nel greto fluviale. Dall'altra parte del fiume Agrò, il magico incontro tra la luce, l'acqua e la terra lascia spazio a una delle meraviglie dell'architettura arabo-normanna, la chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo d'Agrò. La policromia delle pietre bianche arenarie che si fonde con quelle nere laviche, unendo l'influenza dell'arte Maghreb a stili, culture e tradizioni diverse, rende questo antico tempio, fondato nel 560 e ricostruito nel Medioevo, il monumento più importante dell'intera vallata. La notevole elevazione delle due cupole e la caratteristica merlatura che circonda il tetto riporta la chiesa indietro nel tempo, alle sue origini, quando per i monaci e le popolazioni rurali era un luogo di rifugio e di difesa. Oggi è il simbolo di questi comuni e soprattutto di Casalvecchio Siculo, un favoloso paese adagiato su uno strapiombo, circondato da una lussureggiante macchia mediterranea. Protagonisti indiscussi di questo paesaggio sono gli agrumi e soprattutto l'albero di limone. Pablo Neruda scriveva: «Da quell'odore d'amore esasperato, immerso nella fragranza, sorse dall'albero del limone il giallo. Dal suo planetario discesero i limoni sulla terra». I limoni fioriscono su questa terra fin dai tempi più lontani. In passato venivano usati nelle grandi industrie della zona per produrre il limoncello o i profumi. Oggi sono solo alcuni singoli agricoltori che coltivano queste piante dal profumo inebriante. Per le sue straordinarie caratteristiche climatiche, in Val d'Agrò si raccoglie il tipico verdello, una varietà del limone che viene utilizzata soprattutto in cucina, per preparare le marmellate e tanti altri dolci, oltre che come semplice condimento di carne e pesce. Il verdello si ottiene attraverso particolari tecniche di coltivazione, interrompendo periodicamente le irrigazioni del terreno. La sua spremuta è molto dissetante. La coltivazione del limone fa parte delle tradizioni della vallata e sono molti i poeti e i pittori che hanno dedicato al limone opere significative. Quando i limoni fioriscono, la natura torna a risplendere. Questi frutti gialli inondano il verde e dominano le alture. Un altro albero secolare è l'ulivo. La sua legna dona un sapore speciale.
La legna deve essere d'olio raccolta qui nella nostra zona, nella Valle d'Agro. Abbiamo qua i limoni, abbiamo gli olivi. Gli conferisce un odore diverso, perché gli aromi rimangono dentro il forno. Le persone vengono qui al forno e mi dicono: per favore me la prendi sta legna così non la brucio, perché è un peccato, non è giusto, bisogna riciclare. Io sono felice di fare questo. Vedevo mia mamma che preparava il pane tutte le settimane, e mia mamma faceva il pane prima che ci alzassimo noi. La mattina, quando arrivo qua per lavorare, prendo il lievito madre, ci metto la farina, l'acqua, il sale e impasto. E ogni giorno acquista un sapore diverso il pane, oltre che il profumo è diverso, anche il sapore. Sì, preparo tutte le forme, di varie grandezze, infatti vedete qua, non c'è una forma uguale all'altra perché è tutto fatto a mano. Il pane si rompe con le mani quando è caldo, non si taglia col coltello, si rompe così e poi si bagna nell'olio e si mangia caldo caldo condito. Mollica. Quello che mi gratifica di più nel mio lavoro non sono i soldi che guadagno, è il contatto con la gente, il fatto di avere fra le mani sempre qualcosa di profumato e di buono, sentire il profumo del pane. Paesaggi suggestivi, sconfinati silenzi, usanze e memorie immutabili. Sono questi i tesori millenari della Val d'Agro. Sulle colline lungo il mare convivono sacro e profano, folklore e storia, leggenda e mito. Le arance sono ancora un grande valore per la cultura contadina. Su Capo Sant'Alessio sorgono i torrioni dell'antico castello saraceno. Lungo le spiagge, i pescatori riparano le reti prima di prendere il mare con le loro barche. Veloci e sicure, le mani cuciono i nodi, facendo passare un grosso ago, simile a un osso di seppia, dentro maglie via via più strette. Ci vuole pazienza a tessere metri e metri di rete e a tramandare quest'arte per non farla scomparire. La tradizione culinaria di questo versante dello Ionio è una delle più originali e antiche della Sicilia. Si basa in particolare sui frutti di mare e sul pesce azzurro pescato sullo stretto di Messina. Le sarde a beccafico sono un piatto tipico della gastronomia popolare, una prelibatezza per il palato. Prima di cuocerle, occorre farcirle con il pan grattato. La cuoca Adriana segue con attenzione la loro preparazione. Si servono come antipasto o come secondo. Anche il baccalà alla messinese è una specialità della cucina locale.
Lo stoccafisso viene cucinato insieme a prodotti semplici, come il pomodoro, le olive, i capperi, i pinoli e il cuore di sedano. Uno dei segreti della sua cottura è tenere il fuoco basso. In un menù tradizionale non può certo mancare il totano ripieno. La sua ricetta, semplice ma gustosa, rientra tra le ghiottonerie della cucina italiana più classica. Rispetto alle altre gastronomie siciliane, la cucina che si tramanda nel messinese presenta minori influenze arabe. La caponata e la pasta con la mollica sono piatti di origine contadina. Gli ingredienti richiamano il legame con la terra, come la canzone cantata dagli Una Vanta Luna, un importante gruppo folk originario di questa zona. Una profonda quiete, che profuma d'antico, e un'atmosfera ricca di fascino, si ritrova in ogni angolo di Forza d'Agro, un altro paese della vallata. Le sue case, fatte di calce e pietra, coi solai di legno che non superano i due piani di altezza, rievocano le immagini di una storia che qui ancora non è andata perduta. Del Medioevo, Forza d'Agro ha conservato le sue strade e una grande magia. Nel cuore del paese si coglie ancora il silenzio. La possente cattedrale ricostruita nel Settecento intreccia con mirabile armonia gli elementi d'arte del Quattrocento con quelli dei secoli successivi. Questa fortezza, che sorveglia le scogliere affacciate sullo Ionio, nel corso dei secoli ha alimentato numerose leggende e misteri, soprattutto legate ai re e ai dominatori che sotto l'Etna hanno fondato i loro regni. Riscendendo verso le colline, ci addentriamo nella cittadina di Savoca, il paese dalle sette facce, dal 2008 inserito tra i borghi più belli d'Italia. Resa celebre dal perfetto connubio tra suggestioni naturali, paesaggistiche, ma anche storiche, Savoca è un meraviglioso museo a cielo aperto che conserva nel suo territorio vestigia e ruderi di origine medievale, rinascimentale e barocca. A 330 metri sul livello del mare, negli anni Savoca ha affascinato per la sua bellezza turisti, ricercatori e perfino dei grandi registi, ma ha ispirato anche numerosi scrittori come Sciascia, che di Savoca scriveva: il verde degli alberi e dell'erba che da ogni parte si arrampica a soffocare il paese, quasi che la natura tenacemente avesse assediato i bastioni, le case e le chiese di Savoca.
incastonato nello splendido scenario dei Colli di Savoca, si trova il laboratorio di uno dei più importanti pittori e scultori della Val d'Agrò, Nino Ucchino. Le cose che sono parte della mia arte sono il fuoco, il nero dell'Etna e il mare. Il maestro Ucchino, dopo aver vissuto per anni lontano dalla Sicilia, ha deciso di tornare nella sua terra natia e di realizzare delle sculture in acciaio molto originali che si ispirano agli elementi della natura. Mare, per quasi tutto l'inverno, ha un colore dell'acciaio, proprio quella sagoma dell'Etna che taglia il cielo con una linea perfetta, nitida. Queste suggestioni che riporto continuamente nelle mie opere, dove c'è il fondo nero e l'acciaio. Quindi mi ispiro molto, diciamo, a quella che è la natura aspra, quella primitiva, quella naturalistica della Sicilia. Il paesaggio di questo scorcio di Sicilia colpì molto anche il regista Francis Ford Coppola, che proprio a Savoca girò alcune scene del celebre film Il Padrino. Nell'attesa di un suo ritorno nel paese, Nino gli ha dedicato una scultura. Tra l'aria sereno ciusciar lontano. Un set delle riprese di questo capolavoro del cinema fu proprio questo locale. Qui i turisti si contendono ancora il tavolo dove Michael Corleone, interpretato da Al Pacino, si sedette e chiese in sposa Apollonia. Grazie a quel film, questo bar è diventato famoso in tutto il mondo. Oggi conserva ancora i colori, gli attrezzi e gli odori tipici del passato e della tradizione siciliana. Fin dal 1972, il ricordo di quella pellicola continua ad attrarre tantissimi curiosi che arrivano a Savoca per visitare i luoghi delle location e rivivere l'atmosfera leggendaria del Padrino. Ma forse, a pensarci bene, ogni angolo della Sicilia sembra far parte di una leggenda senza fine, come il fiume d'Agrò, che attraversa questa valle misteriosa prima di raggiungere la foce, o come la storia, che attraversa la vita dei popoli e i suoi segreti, influenzando e trasformando la loro cultura. Ma qui, i siciliani della valle hanno scoperto cosa vuol dire convivere con i tesori e con i valori della Sicilia stessa. Qui, la leggenda di ieri si è trasformata nella realtà di oggi.